Speriamo che questa partita sia un po' più calma. Si spera che sia un po' più. Che partita è questa? Che la borsa bianca, ma vuol dire Anto. Questa è la seconda partita del martedì il Crone. La partita è tra Red Devils e Shakhtar Donetsk. I Red Devils si schierano con Mulito collaborano poco, solo posso parlare a vacante, eh? Mica che mi fatti fare tardi, rimane a me affaticato. Uh-huh. Io tra i sindi cosci più 10 minuti, cioè, quindi io te lo vedo dire. Oh, stiamo senza bagnare. Quindi siete favoriti stasera. Ma chi sei? Mango Vultier. Mango Vultier? Mango Vultier è posto a nuovo giorno. E che facite? Cagni a porto? No, no, a bocchetto. A bocchetto, ma nessuno può sapere. Una delle mani da chi? Povero Maglio. Dicevo che i Red Devils si schierano con Cotugno Trepali, Rocco, Ranzo, Pinto e Alessandro Ranzo in campo. Poi per quanto riguarda la panchina c'è il solo Emidio Capozzi che fornirà fiato e lucidità ai suoi compagni di squadra. Per quanto riguarda invece la squadra in arancione, giocano lo Shakhtar Donetsk con chi è quello? Un portiere, come si chiama? Se io non conosco il cognome del portiere non posso fare telecronaca. Gol di Pinto. E facciamo una bella cosa, facciamo che la telecronaca la fa un attimo Antonio Caliocchi, devo andare a fare altre bacchette, per favore. 1-0 Shaq, 1-0 Red. Cognomi in essa ciò. Allora ti posso dire quelli là. Cotugno il portiere, Fernando Ranzo con la maglia del Napoli, Alessandro Ranzo con la maglia del Chelsea, Marco Pinto con l'attacco, Dario Di Santo. Che Davis in attacco con Pinto, che trova subito la doppietta in due minuti. E quindi che Davis che passano. Beh, gli altri qua niente, zero. No, niente proprio. Vabbè, Cimino e basta. Allora, niente proprio. No, allora, quindi siamo Cimino, penso. Vabbè, vado un po' in generale. Vado un po' in via generale. Quindi ora lo Shakhtar Donetsk, insomma, costretto a rimontare subito. La situazione che si fa è salita subito. Sì, partita in salita dopo pochi minuti. Avvio shock davvero per gli arancioni. Ma come stanno messi in classifica? Vale. Tutti e due. Che domande fai? Ma se non sai, che domande fai? Vabbè. Hai detto che non era sapere. Eh sì. Ma è giusto. Oh, se ne c'era uno, non so, c'era un po' che resta partita, ma ora. Avanza lo Shakhtar Donetsk. Il passaggio filtrante davanti per Cimino. Cimino sulla fascia, pressato da due di loro. Doppio pressing da parte di Ranzo. Cimino esce molto bene, il passaggio al centro ed effetto il tapin vincente qui. Il numero 7 sconosciuto. Quindi 2-1, la Onissimo prova. Bocchetta verga, prova a capire, dopo voi dite di cognome che avete in mano. Tu quando? Era meglio bello. Comunque partita giocata ad alti ritmi, subito 3 gol in 3 minuti. Però la grande giocata di Cimino prima, che ha effettuato insomma un assist perfetto al bacio per il numero 7, che l'ha spinta in rete. Ora in possesso di palla lo Shakhtar Donetsk, il numero 5, ritorna indietro dal portiere, finta per Cimino. Cimino prova prova a trovare un suo compagno, ha difficoltà, costretto un po' a temporeggiare, è costretto a tornare indietro dal proprio numero 1. Tanti movimenti lì nelle fila arancio. Beh, qui c'è la grande azione da parte del numero 8 che sulla fascia aveva superato in velocità Ranzo. C'era l'ottima copertura di Pinto. Qui rimessa laterale sempre Shakhtar Donetsk, che ha avuto una buona reazione dopo il brutto avvio iniziale. Insomma, è rientrata subito in gioco. Insomma, a giocarla di fisico, col fisico qui. La torre della rete precedente, tiro che si spegne sul fondo, il via lungo del portiere del Red Devils. Ancora Shakhtar in possesso, non Cimino. Cimino però un'altra giocata, quest'altro non gli riesce il numero. Jenny!
Vabbè. Capozzi. Buono l'assist per Pinto, che riesce a superare il numero 8 dello Shakhtar. L'assist sta accendendo per Ranzo, che torna indietro ancora da Pinto. Pinto prova una giocata di tacco. Pallone che finisce nelle mani del numero 1 dello Shakhtar. Capozzi per Pinto. Prova ancora Pinto, sarebbe un attivissimo Ranzo, scusate, sarebbe un attivissimo Pinto, che va per Capozzi. L'ottimo assist di tacco per il numero 21, che trova la risposta attentissima del portiere dello Shakhtar. Jenny, oh, come siamo? Chi è? Di Santo. Rucco. La buona giocata qui del difensore dello Shakhtar che allaga per Cimino. Cimino salta il portiere, che qui commette un fallo. Cimino insomma impossibilitato a proseguire nella prima corsa per l'ostruzione qui del portiere in uscita. O forse sia stato fischiato un intervento in scivolata, che non si può fare. E quindi punizione Shakhtar, che ancora una volta l'occasione è alla palla del pareggio sui piedi del numero 8. Palla battuta, alto, nulla da fare. Qui occasione sfumata per gli arancio. Quindi si parte la rimessa a fondo Red Davis. Ranzo, c'è Capozzi libero, non lo serve, Ranzo prova a fare tutto da solo. L'ottimo assist, passaggio filtrante, però è un po' lungo e impreciso. Quindi si parte lì col possesso arancio. Sbaglia un appoggio abbastanza elementare qui, numero 8. Corta rimessa, l'ottimo anticipo di Cimino, che davvero è il più attivo, è il più in palla fino almeno in questi primi 7 minuti dei suoi. Rocco perde il pallone, Ranzo in copertura, sbaglia Ranzo, favorisce il tiro del numero 8 che termina al lato, quindi imprecisione che poteva costare caro a Ranzo. Il numero Pinto non gli riesce, l'assist per Rucco, ritorna Pinto che di piattone prova ad anticipare, a spiazzare il portiere avversario dello Shakhtar, ma non conclusione un po' smorzata qui, che si spiega sull'esterno della rete. Ancora Pinto, il destro di Pinto, raso terra a mezz'area. Ancora una volta la risposta del blaugrana degli Shakhtar. Capozzi prova ad incurarsi nella difesa avversaria, il pallone rimane lì per la conclusione di Rucco, che trova il muro della difesa avversaria. Ora contropiede Shakhtar, però sbaglia tutto qui Cimino, sbaglia anche Pinto, prova a ripartire Cimino, 3 contro 1, Cimino al centro, il incredibile! Che cosa ha sciupato qui lo Shakhtar? Un 3 contro 1, azione di contropiede perfetta, eseguita e condotta alla perfezione da Cimino, che serve il numero 5 e il numero 7 non riesce ad effettuare un tapin davvero molto elementare. Rocco, l'ottima pressione, recupera il pallone lì al centrocampo. Capozzi per Rocco, 3 contro 3, Rocco, il destro, respinto in angolo. Sbaglia qui la battuta del calcio d'angolo. Gli uomini in blu. Poi ripartire lo Shakhtar, il 7 allarga per Cimino, ci vedono una ritiro da proprio compagno. Ancora in avanti lo Shakhtar, buona qui la trama di gioco, pecca però l'ultimo passaggio impreciso. Rimessa qui sempre blu, ah,
Rocco, c'è il libero sulla destra Ganzo, lo serve Rocco, lo vede Ganzo, prova la conclusione di prima intenzione, palo, anzi parata del portiere e poi palo, quindi anzi no, cambia di arbitro e regala, consiglio insomma la rimessa laterale agli avversari che perdono palla. C'è ancora un'altra Pinto, Pinto qua una serie di finte, fermato dall'otto Arancio, cercando le file blu, entra l'altro Ranzo ed esce Ranzo. Rocco, la conclusione di destro, termina alta, era sulla traiettoria comunque, il portiere Shakhtar. Da ribattere qui il fondo. Sì, ma stasera se ne andava. Però non è lì. Poche idee qui, ma c'è un grandissimo numero da parte del numero 5. Però c'è anche la copertura di Capozzi, che fa ripartire subito i suoi. Ancora Pinto per Ranzo. Scambia le due, sbaglia l'appoggio Ranzo. Quindi può ripartire Cimino. Cimino punta Capozzi. Una serie di finte. Cimino! Sul fondo il sinistro di Cimino. E quindi rimessa Red Devils. Rocco prova ad avanzare. Rocco, il passaggio per Pinto, che forse dopo il braccio del numero 8 Shakhtar, non ha ravvisato nulla l'arbitro. Cimino, scusate, Capozzi al centro, non riesce ad avventarsi nessuno dei suoi compagni. Ancora lo Shakhtar in possesso palla. Il numero 8 prova avanza. Michele. Niente. Ranzo indisturbato. Ranzo poi addirittura la conclusione. Un po' spinto questo tiro di Ranzo, che non impensierisce. Michele, continua io oppure mi dici i cognomi dello show? Se me dici perché sto dicendo il numero. Allora, Cimino è questo, va? Gli arancioni? Sì, li so. Borriello. Ok. Borriello. Borriello? Sì. Quello che c'ha la maglia di Cimino si chiama Cantogallo. Ah, non è Cimino. Quindi no. Manco, vabbè. Cangiano numero 8, Maione numero 5, Iudice numero 7. Ok. Borriello. Cangiano. Iudice. Iudice numero 7, Maione numero 5, Maione. Cantogallo. Cimino. Cangiano. Maione, Cimino, okay. Cantogallo. Gli altri ci stanno. Nando. Vai, allora, questo che c'ho la palla Capozzi. Ok. No, aspetta, mi devi dire chi era quello? Lui è Pinto? Ok, a posto. Sono il portiere? Cotugno, ok, a posto. Ok, ora che ci siamo sistemati un attimo con i cognomi, possiamo continuare qui. Sempre il risultato di 2-1 per Red Devils. E qui proprio l'attaccante dei Red Devils. Davvero in forma oggi, almeno da queste prime battute. Pinto che prova la tripletta così, con una rovesciata che termina sul fondo. Cantogallo e non Cimino. Cantogallo si accentra, ce l'ha sul destro. Cantogallo, allaga per Maione. Di che? Quello che scappa rosse, Cimino o Maione? Cantogallo. No, scappa rosse. Maione. Ah, ok. No, quello con le scarpe rosse è Iudice. Ah, Iudice. Comunque, dammi un minuto a farci vedere. Ah. Ranzo, il piattone per Capozzi, il cross in mezzo, raso terra, non riesce davvero per una questione di centimetri ad effettuare il tamin vincente Ranzo. Ancora possesso Red Devils. Iudice in pressione e guadagna poi la rimessa tra le blu. Rocco serve Ranzo. Ranzo allarga sulla destra per Capozzi per Rango, ma c'è la chiusura di Cantogallo. Maione, Iudice. Non si
c'è rimessa laterale, anzi rimessa laterale sì per Red Davis. Oh, Ranzo sbaglia tutto Rocco. Canto Gaio, se la porta su sinistro. Canto Gaio, una finta e trova una rete, diciamo non proprio facile perché la posizione era defilata, ma Canto Gaio ancora una volta determinante per i suoi. Qui insomma recupera e sfrutta l'erroraccio di Rocco che consegna la sfera a Canto Gaio. Canto Gaio poi salta il portiere, una finta, lo mette a sedere, mette il pallone in rete e trova il 2-2 Shakhtar, quindi ristabilita la parità all'Ateneo. Capozzi, Capozzi, serve Ranzo, Ranzo 1-2, buono lo scambio con Capozzi. Capozzi cercava l'inserimento da parte di Pinto che era pronto lì a effettuare il time invincente. La grande chiusura della difesa ancora una volta, sempre precedenza, e ora con la grandissima risposta la parte di Borghello. Prova ancora a ripartire lo Shakhtar, che insomma non riesce a sfruttare questa ripartenza. Ancora rimessa da fondo da Davis. Capozzi contro Canto Gaio, serve Pinto, Pinto finta la conclusione, ma si trascina il pallone fuori, quindi dovrà ripartire dalla rimessa laterale sull'auto di sinistra i Donuts. L'esterno, l'ottimo suggerimento per Maione che qui non ci arriva. Ranzo a spazio, Ranzo serve Pinto, ma c'è l'ottima chiusura di Canto Gaio che può avanzare sulla sinistra. Canto Gaio è velocissimo. Canto Gaio, che cosa ha fatto? Mamma mia, che azione personale di Canto Gaio, che si beve tutti lì sulla fascia sinistra, poi si accentra e supera con un tocco morbido il portiere. Ma davvero l'uomo in più di questo Shakhtar in questi primi 18 minuti di gioco, Canto Gaio. Ranzo al centro, c'era Rocco, l'ottima copertura da parte degli arancioni. Ancora Canto Gaio, davvero non riescono a trovare le misure i blu questa sera. Una grande azione da parte qui del numero 8 che però sbaglia proprio all'ultimo, si fa ingolosire sul, al momento del passaggio. L'assist un po' belletario qui di Ranzo, che trova rimessa, anzi no, l'arbitro indica rimessa a Arancioni. Che è Catugno, Lotto? Cangiano. Ranzo, Capozzi, Iudice per il contrasto. Canto Gaio esce ancora una volta, molto bene Canto Gaio ancora. Rocco qui questa volta buonissima, è perfetta la chiusura. Rocco prova una serie di doppio passo ma incespica da solo sul pallone, credendo un po' qui troppo Rocco dalle sue abilità. E ora riparte lo Shakhtar con Maione, Canto Gaio, la sponda. Capozzi, Canto Gaio, l'esterno per Iudice che non ci arriva. Buona comunque la reazione da parte dello Shakhtar che dopo due minuti era sotto per due reti, ma c'è stata una ripresa davvero di carattere, soprattutto trascinati insomma arancioni da uno strepitoso, uno scatenato Canto Gaio. Quindi ora sono proprio i Red Davis che devono rispondere e devono fare la controrimonta. C'è tempo, quindi inutile fare ora pronostici. Ranzo prova ad avanzare, Ranzo la piattone di destro, un po' debole e poco preciso. E ora lo Shakhtar riparte con Cangiano, ma c'è gioco fermo. Centrale,
quando mancano 5 minuti alla fine di questa prima frazione di gioco. Shakhtar 3 e Davis 2. Jodice può avanzare sulla fascia, Jodice salta Rocco molto bene, ma poi incespica insomma sul pallone, forse scivola. E poi Ranzo di destro, una parata in due tempi di Borriello, stavo baderrato. Maione per Jodice che sbaglia. E quindi ripartono i Red Devils, perde un po' di tempo qui Ranzo. Ranzo serve ora Rocco. Rocco per via centrali da Capozzi. Capozzi allarga per Ranzo. Ranzo sbaglia tutto, ma c'è un fallo, subisce un fallo sulla pressione di Cangiano. Quindi si riparte con una punizione. La posizione defilata sulla destra per i Red Devils, che battono subito velocemente. Pinto per una giocata di sola e sbaglia l'appoggio. E poi Maione resiste alla pressione di Ranzo, poi perde la sfera e Ranzo spedisce il pallone in rimessa laterale, anzi no scusate, rimessa da fondo. Jodice, Cantogaio, non si riescono a intendere i due in arancio. E quindi Rocco torna da prova portiere. Ranzo per Pinto per le vie centrali. Pinto, l'ottimo movimento a liberarsi, a smarcarsi di Pinto, che prova la conclusione che termina alta, ma c'è stata una deviazione da ribattere. Qui il calcio d'angolo, sempre Pinto alla battuta. Capozzi, il destro potente ma impreciso. Cantogaio, c'è Cangiano vicino. Cantogaio domestica così pallone. Maione, l'ottimo triangolo da parte dei giocatori dello Shakhtar. Cantogaio qui cerca un suggerimento per il proprio compagno, ma c'è l'ottima chiusura di Ranzo. E poi Pinto si allarga e si fa vedere Ranzo, ma il suo assist è stato intercettato dallo Shakhtar che stava per sfruttare qui una disattenzione da parte della difesa blu. Qui ancora una volta Cantogaio capisce tutto, anticipa Jodice il sinistro, ancora la chiusura di Ranzo in calcio d'angolo, ma continua la pressione Shakhtar. Ora insomma ha accusato forse un po' il colpo Red Davis. Attenzione qui, c'è l'autorete, forse anche di braccio, l'autorete di Ranzo, che incolpevolmente fa un pasticcio e regala il 4-2 agli avversari. Quindi tutto da rifare per i Red Devils. Cangiano prova un suggerimento davanti, rischia un poco con questo passaggio ribattuto da Rocco. Poi Cantogaio, una giocata volante, ma sempre possesso Shakhtar. Ancora Cantogaio pressato da Ranzo, alta la pressione. Altra comunque la pressione che Davis a Cantogaio, gli Shakhtar riescono ancora una volta alla grande. E qui Maione guadagna una rimessa laterale. Il passaggio in avanti di Maione per Jodice, che non riesce ad addomesticarla. Qui poteva fare qualcosa in più il 7 arancio. E quindi ora ripartono i Red Devils, che non ci stanno al doppio svantaggio. Jodice se la chiama Maione, Jodice lo serve adesso. 1-2, ottimo il passaggio di Maione, ma non riesce ad effettuare insomma la finalizzazione, non riesce a finalizzare Jodice. E poi qui i Red Devils dall'altra parte con Capozzi temporeggia un poco, forse perde quell'attimo di tempo giusto per servire l'ottimo posizionamento del suo compagno, che si tratta in questo caso di Ranzo.
Ancora Shakhtar con Cangiano che può avanzare da solo, perde un contrasto qui. Manca davvero poco alla fine del primo tempo. Questa è l'ultima azione di marca Red Devils. L'arbitro già il fischietto in bocca. Ranzo per Capozzi. Capozzi per sempre per Ranzo. C'è un momento un po' di confusione qui di Red Devils che si può sintetizzare in questa azione. Finisce così il primo tempo. Shakhtar 4 conduce sul Red Devils che si trovano a due reti. Inizia la seconda frazione di gioco. Ricordiamo sempre il punteggio al termine dei primi 25 minuti. Shakhtar 4, Red Devils 2. I Red Devils che erano passati in vantaggio per 2-0 nei primi due minuti. Avvio bomba insomma degli uomini in blu. Poi si sono fatti sorprendere dal ritorno dello Shakhtar. E qui attenzione subito a Davis, il passaggio a centro. Era davvero un cioccolatino da scartare per Rocco che non ci è arrivato. Comunque lo Shakhtar e poi ha avuto la reazione di carattere, di orgoglio. E ha ribaltato, non solo ha pareggiato ma ora si trova anche di due lunghezze sopra. E quindi dovrà difendere il doppio vantaggio accumulato nei primi 25. Però la prima occasione in questo secondo tempo l'hanno avuta i Red Devils sui piedi di Rocco che l'ha sperata malamente. Il tiro al volo di Iodice! Incredibile! Non ci crede neanche lui. 5-2. Un tiro dal nulla di Iodice che sorprende. Però qui c'è la complicità evidente del portiere dei Red Devils che poteva fare sicuramente di più. Ora prova a avanzare Red Devils, forse c'era un fallo, non era avvisato all'arbitro che ferma il gioco. Comunque 5-2, davvero improvviso da parte degli arancioni con la rete di Iodice che ha trovato insieme diciamo un gol un po' casuale. Cantorella perde il pallone per ripartire Pinto. Pinto Severanzo, non si intende con il suo compagno. Grande la ripartenza da parte condotta da Cangiano, che è in difesa questa sera monumentale, soprattutto con le discese, pallapiede. Il destro di Ranzo, diciamo conclusione, finalizzazione tipica del calcetto, la punta del calcetto. 5-3 quindi, batti e ribatti rapido per entrambe le squadre. Quindi Shakhtar che si trova nuovamente a difendere il vantaggio di due lunghezze. Maione la giocata, il doppio passo ai danni di Ranzo se non erro. Poi si continua insomma la propria diagonale sulla fascia, effettua la conclusione sul secondo palo che termina sul fondo. Qui Rocco riesce a controllare il pallone. Cantogaio serve Cangiano, sempre lì, ritrovi a Shakhtar, sbaglia qui Cangiano, un po' superficiale in questo rinvio. Rocco poi, c'è ancora un'altra la difesa di Cangiano. Pinto il destro, murato sia da Cantogaio che Cangiano. Iodice ha il compito di far salire su adesso, di proteggere il pallone, lo fa molto bene. Respira un po' adesso lo Shakhtar, sul ritorno Red Devils. Canto Gaio qui ne approfitta e sfrutta l'errore di Ranzo. E poi l'ottima chiusura ancora una volta di Cangiano, difensiva. Ranzo serve Rocco. Rocco ce l'ha sul destro, smorzato però, forse un po' disturbato da Iudice. Comunque non commette fallo. I ritmi sono sempre alti. Attenzione, il lancio lungo, non ci arriva Iodice ancora per un poco, ma si muove tanto l'attaccante numero 7 degli arancioni, che poco fa ha trovato la seconda rete personale. Ora era Davis in avanti con Rocco che serve al centro un compagno suo, forse un po' forte qui il suggerimento. E qui ingenuità da parte di Maione, crea la rimessa laterale in posizione d'attacco per il Red Devils. Sì, per il Red Devils.
Pinto, serve Ranzo. Ranzo allarga per Pinto. Crane era scattato al momento giusto. Quindi il pallone che risulta troppo lungo. Cantogaio. Temporeggia un po' qui. Tende ad aumentare un po' il pressing da parte dello Shakhtar. Qui Cangiano vince un rimpallo e scende sulla fascia. Cangiano allarga proprio gli udice, che fa partire il sinistro potente. E c'è la buona respinta qui del numero 1 Red Devils. Dobbiamo morire dai no. Allora, ascoltami. Bisogna andare immediatamente anche da vicino alla rete. Io sto passando là, tu prova a toccare, uscire da rezzo, io sto passando là, la mia pazienza anche a lui. Io sto facendo me, lo tu hai fatto tu e le fasce la foto. Ma noi ha no, no, no. È buono, Enzo. Pezzo a foro. Ancora lo Shakhtar, la punta colpisce in pieno, in piena bocca dello stomaco a Pinto. Va bene Marco, vai. Però è subito pronto a far ripartire i suoi. Va bene, va bene. Attore, ciao Luca. Attore, ciao Luca. Ciao Luca. Vucco. Vucco sbaglia, Cantogaio capisce le sue intenzioni. Cantogaio, sul destro piazzato. Chiude le gambe però all'ultimo. Portiere dello Shakhtar, De Red Davis, nel frattempo c'è cambio tra le fila blu. È un modo che come si dice qua. Cantogaio, che stai facendo? Guarda, Cantogaio. Cantogaio serve Cangiano, che elude bene la pressione di Pinto e poi ritorna sui suoi passi Ranzo. Rimessa Arancio. Cangiano per Maione. Maione si accentra, serve Iudice che ce l'ha sul destro. Iudice prova a chiudere il triangolo con il suo compagno. Calcio d'angolo, ancora una volta Arancioni. Alla battuta Maione. Maione prova addirittura a sorprendere il portiere. E ora ripartenza Red Davis, condotta da Ranzo. Ranzo per Pinto, l'ottimo anticipo di Cantogaio. Cantogaio, c'è un fallo? Sì, confermato appunto il fallo. Ancora una volta l'anticipo pronto di Cantogaio, che davvero sta disputando una gara davvero leader, molto attento questa sera. Forse insieme a Cangiani, migliore dei suoi, però Cantogaio ora si accovascia a terra. Punizione Shakhtar, però bisogna attendere perché Cantogaio continua, cioè fa fatica ad alzarsi. Cantogaio in qualche modo si rialza. Quindi può riprendere il gioco con la guizia Arancio alla battuta Maione con il destro. Maione prova la conclusione, la soluzione raso terra. Che? Cagliarici. Il tacco di Cangiano, esce bene Ranzo. Attenzione, possibile contropiede per il Red Davis, che sciupa tutto con superficialità Rucco. Qui non c'è fallo recriminato da Cantogaio. Ancora Red Davis, però ancora una volta sciupano, creano comunque abbastanza Red Davis. Grazie, poi dopo Maione. I suggerimenti davanti nella terra Red Davis. Ranzo prova la conclusione, c'è il muro di Cimino. Rimessa laterale blu, che provano in qualche modo almeno a riaprirla per poi tentare l'assalto finale negli ultimi minuti. Pinto a campo,
A campo e ci prova il destro, un rimpallo favorisce Rocco e poi il gol di Ranzo che trova la doppietta, due gol consecutivi per Ranzo che prova a riaprire il match. È il discorso questa sera, quindi si porta di una lunghezza sotto i Red Devils 5-4, quindi il risultato ora sta agli Shakhtar rispondere insomma a queste due reti. Cantogaio vince una serie di rimpalli e poi Ranzo la mette rimessa laterale. Si fa anticipare Iodice e Capozzi. Capozzi! Non è né un tiro né un cross, è uscito un qualcosa a metà che non ha portato a nulla. Lo stop a seguire di Iodice che se la trascina fuori. Quindi si riparte dalla rimessa per i blu, che ora si catapulta in avanti per cercare la rete del pareggio. Con Ranzo che serve Pinto, impreciso per il passaggio. 14 Cangiano alla battuta, serve sulla fascia Iodice che punta a Rocco che non si fa superare. Ancora Rocco, serve Capozzi, torna all'interno da Ranzo, un controllo un po' difficile per Rocco. Cantogaio si ferma adesso, si sincera delle condizioni di Iodice. Rimessa laterale Arancioni. Quindi sono chiamati a difendere il vantaggio e dovranno. Torniamo. Cantogaio l'ottimo stop a seguire, davvero non riescono proprio a prenderlo e a contenerlo questa sera i Red Devils. Calcio d'angolo ma Cantogaio è solo, incredibilmente non lo supporta i suoi compagni e quindi i Red Devils hanno campo per la ripartenza. L'anticipo ottimo di Cangiano che fa salire Maione. Maione prova il di punta, la conclusione che beffa il portiere dei Red Devils sotto le gambe. Giochiamo. E quindi si fa nuovamente più complicata. Più complicati i giochi e i discorsi per riaprire per la rimonta insomma Red Devils. Quindi Shakhtar che si trova nuovamente avanti di due lunghezze. Diciamo che sono rimonte su contro rimonte. Poi Red Devils, oltre insomma al vantaggio iniziale, non sono mai riusciti ad impattare sulla gara e a trovare la rete del pareggio, andando sempre molto vicini, ma poi c'è sempre il ritorno degli Shakhtar. Qui la grande giocata di tacco sullo stretto di Pinto, che serve davvero un cioccolatino per Rocco, che qui doveva solo metterla dentro. Ma che assist di Pinto di tacco. Quindi partita che si riapre nuovamente, inutile fare discorsi, c'è un match davvero molto bello, combattuto ed entusiasmante. Quindi 12 minuti alla fine del match, i discorsi sono del tutto chiusi. Qui lancia lungo di Cantogaio nella terra di nessuno. Ora sembra un po' stanco lo Shakhtar, quindi questo può favorire la voglia di rimonta dei Red Devils. Rocco Pinto sulla fascia, Pinto esce Maione che è andato a porta, quindi c'è un cambio in porta per lo Shakhtar.
qui c'è un fallo, si lamentano un po' i giocatori di Red Devils. Quindi punizione che dà respiro allo Shakhtar, che sta accusando un po' la pressione dei Red Devils. Vai Marco, vai, quando vai? Alla battuta Cangiano. Cangiano, il destro, colpisce la barriera, attenzione, un rimpallo. Sta per favorire lo Shakhtar. E poi riparte Pinto, Pinto per Capozzi. Ancora l'Inter per Pinto, serve Capozzi. Scambiano i due. Capozzi, vada Rocco, fuori area, e poi il pallone rimane lì. No, c'è fallo da parte di Pinto. Svanisce così l'azione dei Red Devils. Borrelli. Borrelli sulla fascia. Ancora Borrelli. Prova a sfruttare Ranzo che non si fa saltare. Sbaglia tutto Rocco. Regala il pallone a Canto Gaio. Canto Gaio sbaglia tutto. Oh, ma ti fa male, non fa niente. Sbaglia tutto Canto Gaio. Che poteva fare sicuramente di più. Però una finta di troppo. Capozzi. Capozzi il destro. La ribattuta di Maione. Vai Andre. Qui si può riprendere dopo una serie di verbi e discussioni. Quindi si riprende con calcio d'angolo per Red Devils. Pinto effettua il tunnel, ma non c'è nessuno. Canto Gaio può ripartire velocissimo. Canto Gaio, c'è la copertura di Canzo. E quindi si riparte ancora un'altra rimessa che devi Shakhtar Donus. Vai Marco, vai con Marco. Cangiano che non riesce a effettuare la conclusione vincente. Salite! Diciamo schemi un po' saltati qui con le squadre molto lunghe e larghe. Canto Gaio, si fanno vedere due di loro. Canto Gaio salta la grande Ranzo. Canto Gaio! Trova la rete del doppio vantaggio Shakhtar. Che si riporta ancora una volta di due lunghezze, come detto prima. I Red Devils provano a riaprirla, ad effettuare la rimonta, ma puntualmente sotto un gol di svantaggio imbeccano la rete del contro, del doppio del sorpasso arancio. Qui Iodice a terra, si calza adesso quando mancano 7 minuti circa alla fine dei giochi. La spazza addirittura Maione, che può sorprendere il portiere. Ranzo, diciamo un po' dolorante adesso lo Shakhtar, che comunque contiene bene la pressione Red Devils. Prova ad avanzare Borrelli. Hanno fatto cani. Penso si è fatto male. Cangiano. A posto. Cangiano, l'anticipo di Ranzo. Ranzo serve Pinto sulla fascia. Pinto contro Iodice. Non, lo salta. Recrimina qui un fallo Pinto. Avvisato dall'arbitro. Il colpo di testa di Maione. Una serie di rimpalli qui. Fase un po' confusa del match. Un attimo lucidità, eh? No, ma adesso questo lo recuperiamo. Cangiano. Va all'indietro per Canto Gaio. Si fa vedere Maione.
che torna indietro da canto Caio, alta la pressione del Red Devils che deve far di tutto per risabire la parità. Ranzo per Pinto, Pinto prova a saltare Cangiano, è un rimpallo che sta per sorprendere Maione, portiere inedito per lo Shakhtar, Pinto, Pinto, la copertura di Maione sul primo palo, pallone per Rocco che prova l'assist come Ranzo, Iodice, Iodice, Iodice prova a superare Ranzo, duello di fisico, esce molto bene il portiere del Davis e poi Ranzo. Prova a superare in velocità Borelli che non si fa saltare ma commette fallo. Vieni, vieni e lascia la palla. Vieni e lascia la palla, mi dà passare. Ranzo scambia con l'altro Ranzo. Poi c'è un passaggio impreciso. Ancora Ranzo, tutti in difesa allo Shakhtar. Ranzo prova la conclusione affrettata. Si spegne sul fondo. Cantogaio, Cantogaio per Borrelli, Borrelli ritarda un po' il passaggio, perde il pallone, Pinto, ma c'è ancora un'altra copertura di Borrelli, Pinto, Cantogaio che non la fa uscire, Cantogaio sbaglia l'appoggio, il pallone rimane lì ancora una volta, ti vedi Cantogaio, Borrelli, Cantogaio, c'è solo Iodice, non lo serve, c'è un rimpallo. E quindi ripartono i Red Devils quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine del match. Ranzo prova ad avanzare Borrelli sulla fascia, Borrelli contro Ranzo, duello di velocità, lo vince Borrelli che ottiene il massimo lì da quella situazione, un calcio d'angolo preziosissimo per i minuti e per far rifiatare i suoi. Nel frattempo esce Ranzo e entra Rocco, Borrelli al centro dove non c'è nessuno. Cantogaio all'indietro per Maione che rischia qui sulla pressione alta di Pinto. Poi Maione ancora rischia. Che brivido che ha fatto correre Maione sui. Ranzo per Capozzi. Capozzi c'è la copertura di Cantogaio. Pallone che piano piano termina rimessa laterale. Rocco. Rocco, Ranzo. Passaggio lungo, l'anticipo di Cangiano, pallone che rimane lì, non esce il portiere del Red Devils, attenzione 2 contro 1, c'è solo Borrelli a centro, il cross in mezzo adesso, ma c'è la chiusura di Ranzo, Borrelli serve Cantogaio, Cantogaio che di tacco vince un impallo, esce Ranzo, Pinto, l'anticipo monumentale qui di Cangiano. Iodice, il pallone rimane lì e probabilmente la chiude Borrelli, dovrebbe essere 8-5 il risultato, ma questo è diciamo il gol che chiude tutti i giochi e che spezza le gambe probabilmente a Red Devils che possiamo dire hanno dato tutto, però la qualità dello Shakhtar è venuta fuori, ha avuto la meglio sui Red Devils. Capozzi, manca un minuto e mezzo circa alla fine del match, Red Devils deve rimontare 3 gol, presa molto difficile, l'anticipo di Cantogaio davvero il migliore dei suoi insieme a Cangiano, poi Cantogaio si ferma. Andando. 8-5 arancioni. Attenzione qui, il pallone che termina sul palo. Ingenuità qui di Maione che per sua fortuna non porta a nulla comunque il suo errore.
Capozzi, l'anticipo, il destro di Capozzi, che respinta da parte di Maione, che si rifà nella distrazione di prima. Il pallone è lì, Rocco dal limite dell'area trova il raso terra vincente, il destro vincente che termina nel sacco, due sotto, quindi due lunghezze sotto per lo Shakhtar, che però è il tempo dalla sua parte, che manca, siamo agli sgoccioli proprio. Doraio la lascia uscire con tutta la scioltezza e calma. Ancora il blu. Perché Davis prova almeno a, in qualche modo a trovare l'incredibile, insomma, pareggio, anche se è difficile perché sono di due lunghezze sotto. Cangiano tutti indietro che Davis si fa vedere a Borelli, ma Cangiano torna indietro da canto Gaio, che con tutta calma torna indietro da Maione. Vai, prestate! Cangiano gioca molto bene la sodera, Fraseggi, con Fraseggi il, lo Shakhtar. Canto Gaio torna indietro da Maione, Maione per Borelli, Borelli prova un movimento da vera punta, lui ha iniziato a porta. Rocco, la pressione di Borrelli a tutto campo. Pinto, Pinto il destro, la chiusura di Maione, poi a ripartire Cangiano che la riesce a tenere in gioco. Cangiano prova anche il numero con un sinistro improvviso, un minuto di recupero, quindi un gol ogni 30 secondi per Red Davis, 60 minuti di speranze e di sacrifici per lo Shakhtar, che deve difendere questo doppio vantaggio. Rocco si tocca la coscia, qui si ferma, c'è l'anticipo però falloso da parte di Iudice. Pinto alla battuta di questo calcio di punizione è costretto, insomma, a segnare per poi dare il via all'ultimo assalto, l'assalto finale. Due in barriera, Iudice alla battuta, il destro era preciso, ben mirato all'angolino, ma c'è la chiusura di Cangiano, sbaglia il passaggio Rocco, poi ripartire Canto Gaio, Canto Gaio si fa vedere Borrelli, Borrelli il destro sul fondo e finisce così la partita. Shakhtar vince, ottiene tre punti importanti. Ragazzi, l'MVP ce lo diamo a Canto Gaio, che già sei andato. Vabbè, glielo do io. L'intervista a volo? Fai l'intervista a volo. Vai. Finalmente la prima vittoria la dedichiamo a Cimino, che si è infortunato la prima giornata che si è operato oggi. Quindi buona guarigione, si è rotto il menisco e buona guarigione. Quindi auguriamo buona guarigione a Cimino e facciamo i complimenti allo Shakhtar per questa vittoria che rilancia in classifica. Prima vittoria. Sì, prima vittoria, quindi rilancia in classifica, una vittoria di speranza per lo Shakhtar. Chiudiamo qui il collegamento.